Benvenuti ad una nuova puntata di Conoscere i Funghi. Buongiorno Fabio. Buongiorno Giorgia. Ma che belle macchie bianche che ci sono per terra, che cosa sono? Allora, questi sono funghi un po' particolari perché non hanno la solita, la consueta forma con il gambo e il cappello, ma hanno forma quasi di piccole lingue che escono dal legno. Si tratta infatti di funghi lignicoli che escono da un micelio che si è sviluppato dentro proprio il legno e che si nutre quindi di legno. Sono funghi molto particolari perché? Perché hanno una consistenza molto tenera, gelatinosa elastica, ed hanno una superficie che è molto umida, bagnata, si sente proprio questo, sembra di toccare un pezzo di spugna bagnata quando si prende in mano questo fungo. È un fungo che tra l'altro appartiene al gruppo al grande gruppo dei funghi detti idnacee, perché hanno la parte inferiore del cappello una superficie tutta ad aculei, che sono detti anche idni. Ecco, qui si vedono bene questi aculei, ed è la superficie che produce le spore. Quindi la parte superiore del cappello è sterile, presenta un margine abbastanza acuto, e questa parte inferiore invece, che è sempre morbida perché ha la consistenza gelatinosa, ma è la parte che produce le spore. Ecco, questo fungo ovviamente contribuisce a trasformare in humus quello che è la componente legnosa, in questo caso di questa radice. Questi non contribuiscono a marcire la pianta, vero? Se ne nutrono solamente? Sì, se ne nutrono e sottraggono sostanze al legno, e quindi contribuiscono alla trasformazione in humus della pianta. Si possono mangiare? Questi funghi sono funghi commestibili, non sono proprio adatti al palato degli europei, diciamo, però nella cucina orientale rientrano e vengono mangiati anche crudi in salata, questi funghi qua. Quindi se vuoi provare puoi fare una prova. Al momento non me la sento, però magari, sai, hanno il loro perché, giustamente poi magari condito con, di cui ho la salsa di soia, quindi con i condimenti tipici asiatici avrà sì, ormai il suo perché. Siamo andati oltre quello che era micologia vera e propria. Esatto, entriamo in cucina. Allora Fabio, grazie anche per questa puntata. Volevo ricordare invece l'Associazione Micologica Bresadola. Sì, che si da quest'anno ha sede a Castion presso le scuole medie, e ci troviamo tutti lunedì sera e giovedì sera dopo dalle 8:30 alle 10 circa. Quindi se qualcuno vuole avere delle consulenze e dei pareri su specie non conosciute, siamo lì a disposizione. Questi li porto a sella e noi ci rivediamo alla prossima puntata di Conoscere i Funghi.